Allora, che dicevi? Allora, tu che insegni filosofia, sei laureato in filosofia e fai le conferenze sulla filosofia, penso che i momenti più importanti della vita sono la nascita e la morte. E per morire la natura ti aiuta come in tutte le cose. Allora ti comincia e diventi sordo. E allora non senti più le fregnacce che dicono le persone e ti avvicini alle cose, ai valori spirituali, perché non senti più. Oppure risenti un pochettino quando c'è un bel concerto, se no sei sordo. Poi cominci a perdere la vista. La vista, e anche chi perde la vista, perde la vista di cose bellissime, però nella sua immaginazione ha un infinito più grande, un infinito ampio, un orizzonte più ampio, capito? Sono tutte cose. E poi comincia ad avere male di qua, male di su, male di giù, ecco. E tutto questo ti aiuta a lasciare questa terra e ti aiuta ad affrontare la morte con serenità e con una grande fede, come hanno quei cristiani sulla montagna. Quanti anni hai, Lilio? Ne avrò 88 se arrivo al 23 gennaio. E pensi di arrivarci? Non lo so. Pensi spesso alla morte? No, io penso, non ho nessun timore né di morire né di lasciare questa terra. Ho vissuto bene, spero di non aver fatto male a nessuno e quindi credo che mi preparo a un grande viaggio e ho molta curiosità anche. Non voglio affrettare questo momento, però è così. Ecco, questo un po'. E il segreto per vivere una vita così lunga, solo fortuna, o sono state scelte tue, pensi, che hanno aiutato a vivere così una vita così lunga e bella? Questa è una cosa che secondo me non c'è la risposta. Tu hai fatto una domanda molto difficile, perché io non so, forse per noi che restiamo la morte dei giovani è una tragedia immensa e chissà se invece non è un premio. È quello che ho detto esattamente l'altro giorno. Non sappiamo. Sì, esatto. Non sappiamo. Potrebbe essere... Pronto? Chi è? Natalie. E sentiamo la tua mancanza. Pronto? Sì.